Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. La stagione di Halloween è iniziata e spero che la stiate passando al meglio con tutte queste bellissime attività e alla caccia alle zucche e tutte queste cose. Però nel video di oggi volevo parlarvi di una cosa. E come avrete detto dal titolo, appunto, vi mostrerò come, tra virgolette, cavalcare il Song Sorrow facendo il trekking equestre. Però volevo farvi anche un'anteprima su ciò che voglio mostrarvi e, diciamo, narrarvi la storia di questi due cavalli che sono usciti quest'anno, quindi il Song Sorrow e il Duskgrim. Allora, come sapete, il Song Sorrow si presenta come un bellissimo e mistico cavallo bianco per celare il suo vero aspetto acquatico. E a questo punto si fa riferimento al Kelpie. Che nella mitologia celtica il Kelpie è uno spirito maligno che assume le sembianze di un bellissimo cavallo bianco, appunto, o nero, e appare soprattutto in prossimità dei fiumi o dei mari. I Kelpie, inoltre, usano le loro canzoni per attirare intenzionalmente le vittime, che raramente riescono a salvarsi dal loro triste destino. Infatti, chiunque, monti in groppa non è più in grado di scendere. Quindi funziona un po' come le sirene, che ti incantano con il loro suono per poi ucciderti. Ma tranquilli, non succede nulla di tutto questo su Star Stable, ma è solo una cosa curiosa, in quanto nel trekking equestre non c'era mai stata una cosa del genere. Quindi oggi voglio mostrarvi come trovare il Song Sorrow nel trekking equestre. Quindi, prima di tutto, dirigiamoci qui al torrione. E dovremo andare nel portale del trekking equestre che si trova proprio qui. Una volta arrivati qui, per capire se potremo interagire con il Song Sorrow, basterà notare un fantasma o comunque una personcina che è messa su una collina. Esattamente quella lì. Quindi se noterete questa personcina qui, significa che troverete il cavallo. Infatti, se provassimo a parlare con questa persona, lui direbbe: anni fa nostra figlia è scomparsa in mare. Prima della sua scomparsa, canticchiava continuamente una melodia inquietante. Quindi ciò che cosa ci fa pensare? Che questa bambina è stata incantata da questa melodia è che è stata uccisa. Ma tranquilli, non abbiate paura, non succede nulla di tutto questo. Però è pur sempre una storia davvero inquietante. E quindi per incontrare il Song Sorrow basterà scendere su questo sentiero e come potete vedere lì giù c'è il cavallo. E basterà scendere da cavallo, appunto. Dobbiamo smontare qui e dirigersi a piedi. Oh ragazzi, guardate, ascoltate questa melodia che attira le vittime, che poi le porterà in mare. A questo punto dovremo accarezzarlo e succede qualcosa, si trasforma e ci porterà dritti dritti al lago a farci annegare. Ma tranquilli, come in ogni avventura, riusciamo sempre a metterci in salvo e il mio corvo continua a volare in maniera strana. Però ragazzi, questa è stata una bella esperienza, nel senso, anche se questa è tratta dalla mitologia, è pur sempre qualcosa di straordinario, anche se è un po' inquietante. Però devo dire che mi piace.
Ok ragazzi, credo che non ci sia nient'altro da aggiungere e volevo dirvi che se non vi appare il fantasmino che vi condurrà al Kelpie, non vi preoccupate perché alle volte c'è e altre volte no. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!